delle costituzioni, ragazzi, è molto interessante perché si lega tantissimo al tema di Kant. Cioè, quando Kant formalmente sviluppa il suo imperativo categorico, dice no, questo imperativo categorico è valido universalmente, varrà sempre, eccetera, 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 dicendo poi che è il soggetto che deve sceglierselo, in realtà fonda un imperativo astratto. Cioè, cosa che vuole dire Kant? Che questo imperativo deve valere sempre. In questo senso Kant non è istituzionale, cioè l'istituzione si basa sulla modificazione delle persone che mutano nel tempo, le istituzioni che mutano nel tempo, cioè Thomas Jefferson cos'è che dice? Le mani dei morti non possono disporre dell'esistenza dei vivi. Questa è una frase molto importante perché dimostra fondamentalmente che Jefferson aveva capito, per esempio, che la storia è fatta dagli esseri umani, non da roba metafisica. Quindi la pragmatica dei fatti riguarda l'essere umano all'interno di una scienza sociale, cioè è l'uomo che si muove, il diritto, l'economia sono sempre legati agli esseri umani. Esistono perché l'uomo li concepisce. Questo cosa che vuol dire? Che anche le costituzioni, per esempio, sono concepite dagli uomini e sono prodotte dagli uomini. Questo vuol dire che prima o poi devono finire, o meglio, sono create e sono tendenti alla finitezza. Perciò il problema è enorme, nel senso che per quanto le costituzioni siano create dagli uomini e siano legate alla finitezza, perché prima o poi muteranno, prima o poi cambieranno, come il popolo, come le persone, tuttavia hanno una pretesa di imperativo categorico alla Kant di universalizzazione, cioè hanno la pretesa di valere per sempre. È un enorme problema perché se ci riflettiamo questo corrisponde al diritto naturale, cioè corrisponde al fatto che ci sia un giusto naturalismo, che è il diritto naturale, che riguardi un'universalizzazione di tutto. Da un lato questa è una cosa buonissima perché ricorda la dignità umana, però dall'altro manca di realismo giuridico. Perché? Perché le costituzioni sono fondamentalmente legate alla giuridicità del diritto, che da un punto di vista del realismo giuridico, ovvero sia del diritto pratico, si fanno in tribunale, si fanno nella società. E cos'è che si fa nella società? Si fa la pretesa e l'obbligo di tale pretesa, direbbe Leoni, cioè si fa il mercato, per esempio, si fa la relazione umana, e quindi la relazione umana muta nel tempo. Quindi la relazione umana non è statica, è dinamica. Io mi muovo nel tempo, no? Questo già lo diceva anche Aristotele. L'uomo comunque si muove nel tempo, cioè noi parliamo di movimento perché c'è tempo, o meglio, noi parliamo di tempo perché c'è movimento, scusate. Perciò questo è importante perché? Perché da un lato le costituzioni vogliono universalizzare, come Kant. Ecco perché Kant è poco istituzionale, proprio per il semplice motivo che vuole universalizzare. E le costituzioni spesso si dimenticano che, per quanto in realtà siano nate, come dice Paolo Grossi, per difendere il diritto naturale, il problema è in che modo noi vogliamo contribuire e mantenerci al passo dei tempi in rapporto al realismo giuridico. E questo è il punto, perché va bene difendere il diritto naturale, però è chiaro che noi dobbiamo sempre entrare in contatto con la realtà, non possiamo restare da un punto di vista metafisico e poi pratico. Perché? Perché la realtà muta sulla base delle culture. Ecco quindi che fondamentalmente l'imperativo kantiano, per quanto sia umano, non è umano. Cioè l'imperativo kantiano è slegato dalla realtà pratica perché è formale. Sì, Kant dice naturalmente che è l'uomo che lo deve concepire e va benissimo, però formalmente, per quanto universale sia, ha sempre un comparto jus naturale che però poi da un punto di vista, per esempio, costituzionale ha bisogno della riprova pratica, ok? E poi uno potrebbe dire però questo è Kant perché è l'uomo che se lo deve porre. Sì, però Kant ragiona sempre da un punto di vista jus naturale, perché ha bisogno del concetto di Dio, cioè della libertà, per giustificare la libertà stessa. Cioè ha bisogno della metafisica, che lui nella Critica della ragione, pura critica, utilizzando questa metafisica per giustificare la libertà. Quindi in Kant non c'è tanto l'idea di una libertà pratica che si possa giocare anche sul realismo giuridico, in senso più appunto di Bruno Leoni, cioè nel senso di un rapporto anche di mercato, anche di compromesso, anche di, in senso lochiano, reciprocità, che si possa dare all'interno di un rapporto pratico tra le persone in modo istituzionale. Questo cosa che vuol dire? Che si rientra pure tanto anche l'economia, perché il rapporto tra costi e benefici, per esempio, in Kant non è preso. Come faccio io a fondare un imperativo categorico in senso istituzionale? Kant non ne parla molto di questo, quasi per niente. Quindi
Come dice Rothbard, la questione anche dello Stato, il problema anche delle pensioni, il problema della sanità, il problema della salute, cioè tutte queste cose poi rientrano da un punto di vista giurisdizionale, economico e giuridico-economico, che si vedono da un punto di vista pratico. E le costituzioni, comunque sia, devono difendere dei diritti che spesso poi, come abbiamo visto anche nella storia, sono stati violati. E non è neanche semplice capire il compromesso da fare tra situazione di sicurezza, come dice anche la nostra Costituzione, con la libertà individuale. Faccio un esempio semplice, con tutte le limitazioni del caso. Quando il governo con i DPCM ha chiuso i cittadini in casa per il Covid, lì è un casino, perché che cos'è davvero la sicurezza? Che cos'è la libertà? Come mi giustifichi il rapporto tra diritto naturale e realismo giuridico? Che cos'è questo imperativo categorico? Noi agiamo sulla base di un imperativo categorico qui, ora? Boh, cioè, in che modo questo imperativo si lega all'attività governativa in senso istituzionale? Questo Kant lo dice poco. Kant dice sì, è l'individuo che lo deve scegliere, però tu mi giustifichi sulla base della divinità. Ecco perché Leoni forse è più impattante, perché Leoni comunque trae dal realismo giuridico qualcosa di diverso. Cioè Leoni retroagisce, quindi risponde partendo dal piano pragmatico e quindi in realtà anche da un punto di vista dei costi e dei benefici, sulla base anche di un atteggiamento fondamentalmente legato anche al tema della morale, del rispetto anche della titolarità o anche del rispetto della morale in rapporto alla norma. È chiaro che il tema è complicato, perché ci troviamo di fronte a un imperativo categorico che da un lato si vuole all'interno dell'uomo, però d'altro lato è appunto, come ho già detto, poco pragmatico rispetto all'istituzione. E quindi spesso in Kant noi non sappiamo che cosa dobbiamo fare propriamente rispetto al tema come gestiamo determinati costi. E non è semplice. Non è semplice perché poi c'è sempre anche il problema di Kelsen rispetto propriamente al tema, e però la Costituzione difende una norma sulla base se io posso o meno procedere per dare il via a quella norma. E lì lo mettiamo il diritto naturale o no? È chiaro che c'è sempre il problema culturale, cioè da dove partiamo? Qual è la cultura di riferimento? Realismo giuridico. Che cos'è la cultura di riferimento? Realismo giuridico. Cioè, possiamo agire in modo avvalutativo o dobbiamo sempre considerare da dove partiamo? Pure questi sono problemi molto importanti. E problemi importanti perché poi in realtà dobbiamo sempre entrare in rapporto con ciò che abbiamo di fronte, non ciò che possiamo sperare da un punto di vista metafisico, o ciò che possiamo sperare come universale quando però c'è sempre un'istituzione, anche. Ciao.